Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale. Niente, ci troviamo al secondo torneo di Tabletop Racing World Tour e vado a comprare una nuova auto, ragazzi, sì, per fare questo nuovo torneo. Andiamo un po' a fare le valutazioni delle auto, vediamo un pochino quale potrebbe essere più o meno la migliore. E penso che comprerò proprio questa qui che sembra la Subaru Impreza. E andiamo a vedere le varie differenze. Oddio, a me esteticamente piace più questa, quindi andrò sicuramente a comprare questa. E andiamo a vedere anche perché mi rimane qualche soldino pure per modificarla l'auto, ragazzuoli. Quindi comunque sia, andrò a modificare quest'auto per fare questo nuovo torneo, o per fare almeno la prima gara di questo nuovo torneo, ragazzi, di questo nuovo campionato, insomma, per questa categoria delle auto. E nulla, andiamo a modificare, vado a mettere qualcosina. E speriamo che questa auto, ragazzi, vada almeno più veloce dello Slam Van, no? Come l'abbiamo chiamato. Questa qui la chiameremo la Subaru Impreza, o almeno io le chiamo così. Poi voi, insomma, chiamatele come cazzo vi pare, pure col nome reale. Questa si chiama Tokyo qualcosa, insomma, vabbè. E quindi nulla, io sto mettendo tutte le varie modifiche, vediamo se posso riuscire a mettere qualcos'altro, ma penso che la lascerò così com'è e mi avventurerò per la prima gara, ragazzi, per la prima gara di questo campionato. Andiamo a fare la prima gara e cerchiamo di dare il nostro meglio per questa gara, anche perché abbiamo la macchinina nuova, ragazzi. A primo acchito sembra una bella scheggia quest'auto, sembra una bella scheggia, pare abbastanza veloce. Io aspetto di sbloccare le prossime auto di questo gioco. Vediamo che c'è anche un'altra categoria di auto, quindi speriamo di sbloccare presto anche l'altra categoria. Abbiamo preso qui il bottiglione di olio. E nulla, ragazzi, questa qui è la prima prova, è una prova a tempo, e quindi vediamo un attimino di risolvere questa cazzo di prova, anche perché sembra facile ma non lo è facile, ragazzi, anche perché vi volevo dire che il livello di difficoltà nel gioco sta aumentando mano a mano che comunque prendiamo auto, diciamo, più veloci. Quindi mano a mano che si ha un'auto più veloce aumenta il livello di difficoltà del gioco. Quindi non è affatto un giochino per bimbetti, secondo me, anche perché comunque avendo un livello di difficoltà più elevato ci sarà più difficile, insomma, come si dice, arrivare alla fine. Niente ragazzi, godetevi il resto del video, per questo video è tutto, un saluto da Maxi, al prossimo video, ciao a tutti!